Pronto soccorso digitale con il professor Marco Camisani Calzolari. Ciao Marco! Ciao! E allora, qualunque sia il vostro dubbio digitale, chiamate subito il nostro numero, che è lo 06 37 35 3302, oppure scrivete una mail a unamattinainfamiglia@rai.it, oppure Facebook o Twitter. Bene, allora, prendo fiato, Marco, perché parli ora o taccia per sempre. Chi di voi non ha mai guardato i messaggi in posta privata o mandato un messaggio d'amore durante gli orari di ufficio? E il rischio è che si materializzi alle spalle chi? E beh, il boss, vero il Marco? Il capo, che arriva paura a fantoziare a me, mi scusi, arriva il capo, sai come fantozzi, vabbè, anyway, un programmatore della Brown University, solo gli americani inventano queste cose straordinarie tecnologiche, sostanzialmente ha creato un software per riconoscere la faccia del capo quando si avvicina da dietro, quindi ha la telecamera qua, ok, mentre lavora, la telecamera guarda dietro che c'è il lungo corridoio dell'ufficio, appena vede la faccia del capo, allarme e sostituisce la chat con finti documenti di fogli di calcolo complicati. In effetti, se ci pensiamo, l'intelligenza artificiale utilizzata per riconoscere la faccia non è una cosa così strana e così lontana. Quando su Facebook pubblichiamo le foto che abbiamo fatto con degli amici, lui ci propone addirittura la faccia, già predice qual è la faccia, perché la riconosce tra gli amici. Quindi questa tecnologia, che fa parte del mondo dell'intelligenza artificiale, in realtà è già diffusa. È l'utilizzo che ne ha fatto lui che fa ammazzare da ridere. È ammazzare da ridere, quindi serve il posto praticamente a chi non brilla proprio di staccanovismo, diciamo. Esatto, Marco. Esatto. Ecco. Esatto, esatto. E allora andiamo subito e vediamo chi c'è in linea e con il primo paziente digitale di oggi. Pronto? Pronto, buongiorno professore. Senta, io ho un problema, tardo al lavoro per due mattine di seguito perché ho imposto la sveglia, però non squilla, non mi funziona. Che cosa potrebbe essere successo? Grazie. Allora hai ragione, anche perché ormai tutti ci affidiamo alla sveglia del nostro smartphone. Una volta avevamo le sveglione che ci caricavano. Eppure a te. No, ormai la sveglia. Noi, per presentarci qui la mattina. La mattina sveglia, la sveglia, no? Smartphone. Solo che prima di andare a dormire, perché la mattina io mi sveglio e arrivo qua puntuale, verifico, è quello che consiglio di fare anche a lei, che tutti gli allarmi abbiano i volumi alzati, perché non esiste solo il volume generale, oppure esiste anche più di una. Il volume dei multimedia, e quindi devono essere tutti alzati. Se per caso il vostro modello di telefono non ve li fa vedere, per alcuni smartphone potete andare sullo store, cioè sempre dove si trovano le varie applicazioni, e scaricare delle applicazioni che in genere si chiamano audio manager, audio manager. Cioè, dobbiamo scaricarle? No, no, ma per aggiusta, nel caso in cui tu non riesci, non trovi, ci pensa questa applicazione a rimettere a posto, a darti i volumi. E ricordiamoci che il volume suonerie o volume allarmi è quello che dobbiamo verificare di avere sempre alto, perché altrimenti sennò la mattina è un problema. Ciao, pronto soccorso digitale se non ci svegliamo. Infatti. Ed ora video curioso. Che cosa hai scovato in questa bellissimo, settimana? Bellissimo, bellissimo, perché praticamente allora i 33 giri in vinile e i 45 giri vanno ancora molto di moda. Io vedo in giro molti sono ragazzi che sono ritornati di moda, sono molto cool, perché vanno nei vari bar a Londra, io abito lì, e camminando sono tutti molto cool con il loro giradischi antico e ascoltano con le cuffie i dischi al posto di avere l'MP3. Però hanno sempre il loro fascino. Che bello, no? Li vedi e dici, vabbè, un po' forzato, però divertente, però bello, soprattutto per chi della mia generazione è nato con i dischi di vinile. E ci sono i giradischi che peraltro ultimamente costano tantissimo, perché ovviamente si è ridotta la produzione e quindi un giradischi costa anche qualche migliaio d'euro. Hanno inventato. È difficile da trovare. È difficile da trovare. Questa scatolettina carinissima, che costa poco e che gira sul disco. No, cioè, come non vedete è il disco da qua a girare, ma la praticamente non è gira. Il disco a girare, brava, vedi che ecco. Che ma è la ci arrivo, che è bravissima. Che... sei sempre a 30 elogi. Gira sopra il disco e quindi fa sentire in modo semplice la musica, ovviamente grazie alle tecnologie oggi disponibili, è in grado di identificare la traccia per bene, non rovinare il disco. Ecco, appunto, sempre che non ammazzi il vinile pagato chissà quanto. Alle rotine di gomma, giro, eccetera, no? E grazie ad un sistema ottico riesce a la puntina a leggere il giradischi, quindi un giradischi che costa
poche decine di dollari e che permette di fare tutto. E adesso cosa stai prendendo? Cos'è? Sto giocando, non so cosa pensare, Marco, perché a Natale abbiamo giocato con le macchinine, adesso ti presenti a fare il tutorial con i mattoncini, ma non è che starai avendo una regressione infantile, ci dobbiamo preoccupare. No, questo è un nel frattempo ho costruito. No, perché dopo le macchinine possiamo aspettarci di tutto. Questo castello ti piace? No, non è un castello, è un porta iPad. Posso avere il tuo iPad in prestito, per favore? Prego. Molto bene. Quindi in sostanza con questo voi potete, vedete, appoggiarlo, se non crolla tutto e l'ho fatto male, l'iPad, e avere così un porta-iPad fatto con Lego, con i mattoncini vari, no? Che si possono legare tra di loro montandoli, evidentemente. Quindi lo puoi fare anche come vuoi. Lo puoi fare un po' come vuoi, a seconda della propria creatività. Scegli e metti le varie forme. Bene, ci è piaciuto? Bravo Marco! Andiamo avanti perché dobbiamo leggere la mail che ci ha scritto Alessia. Adesso vi leggo. Mi chiedono di inoltrare via mail o WhatsApp dei documenti, ma io non ho lo scanner. E andare in un negozio, da quanto so, costa un occhio della testa. Come faccio? C'è un'alternativa? Ha ragione. Si possono fare delle foto e ci sono anche delle applicazioni dedicate a questo, no? Io consiglio di usare il telefono sempre in questa posizione. A volte capita che si mandino le foto dei documenti, ma leggermente inclinate. Poi assumono una forma trapezoidale, invece noi la vogliamo bella rettangolare. E quindi messo bello in alto, così si fa una foto. Se invece volete una cosa un po' più professionale, ci sono delle applicazioni, mi viene in mente Scambot e altre gratuite, che vi permettono di trasformarlo proprio in una sorta di vera scansione, quindi con gli angoli perfetti, eccetera, eccetera. In questo modo potete inviarlo. Quindi, oppure tramite WhatsApp la semplice foto. Certo, anche via WhatsApp, evidentemente. Scaricare l'applicazione. Yes. E adesso passiamo alla parola digitale della settimana. E-learning. Electronic learning, formazione elettronica. Quindi da quando è arrivata l'elettronica, i computer soprattutto, è possibile farla a distanza. Quindi l'e-learning è quel sistema di insegnamento, di trasferimento della conoscenza in generale, che può avvenire a distanza, grazie di solito a internet. E oggi sono tante le università che offrono corsi di questo tipo, anche piccoli corsi e non necessariamente solo università, dove a distanza puoi imparare cose nuove che fino a poco tempo fa dovevi invece, per cui dovevi recarti di persona. Ad esempio le lingue. Oggi via Skype ci sono persone, professori che offrono madrelingua, che a volte sono difficili da trovare in loco, soprattutto quando sono lingue un po' più esotiche del solito inglese. Via Skype si trovano persone, quindi andate su Google e cercate per e-learning la lingua strana, lo Swahili per esempio. Uno vuole imparare lo Swahili e grazie all'e-learning lo impara con un madrelingua Swahili. Rispondi e non capisci nulla all'inizio di quello che dici, ma dopo un po' piano piano. Ed infatti la dimostrazione è che veramente su internet si può davvero imparare di tutto. Tra le lingue, quindi corsi anche di inglese, francese, della lingua che volete imparare, sono i corsi di cucina, per esempio. Ci sono anche, non so, gli istruttori di sport, anche di punto a croce, ci sono i corsi di punto a croce, ho visto. Dove ci si punge veramente. Sì, vabbè, c'è anche questo rischio, però ci sono anche delle novità che riguardano la salute fisica e mentale, quindi persino spirituale. Sì, perché no? Allora, innanzitutto sta andando molto di moda e molto utilizzata la psicoterapia a distanza, quindi la web therapy, cioè avere uno psicoterapeuta che dall'altra parte ti aiuta a superare i tuoi problemi, ma senza necessariamente andare di persona. Utile per varie ragioni, come al solito perché è disponibile più accessibile, non devi andare per forza da qualche parte, in più a volte... Ma non ho capito, ci sono delle persone delle fisiche persone vere dall'altra che parte. Interagiscono con te. Anche perché a volte magari i temi trattati, quello che si confessa, sono magari, insomma, soprattutto quando si vive magari in paesi più piccoli, sono sempre un po' cose riservate, private, non si vogliono troppo raccontare, e a volte magari è più facile farlo con qualcuno che vive molto distante, banalmente. E si può scegliere il proprio... E si può scegliere perché evidentemente anche qui si va su analista, Google, sul motore di ricerca. Parlavamo prima di learning, web therapy, psicoterapia online, eccetera. Sì, che a distanza ti aiuta come farebbe un professionista di persona, ma lo fa attraverso Skype. Non è niente male, è abbastanza credibile, come dire. A volte invece ce ne sono alcune che sono assurde, che non stanno in piedi. Ad esempio, a proposito di distanza, tra le cose che si possono fare a distanza c'è un
credo se fosse un prete comunque americano, che ha inventato questa applicazione per confessarsi attraverso l'app. No, non ci credo. Eh sì, e quindi a volte si esagera un po', perché immaginate, no, l'applicazione vi propone una sorta di lista di peccati possibili, cioè il search, ne sono a decine, aumentano sempre di più perché ognuno propone, può proporre peccati nuovi, e automaticamente ognuno decide quali sono e alla fine ti dà le contrizioni che vuoi, insomma, per le varie preghiere, insomma, quello che devi fare. Però insomma, diciamo che è un po' esasperata, ecco. Forse troppo esasperata. E in più pare, lo sono andato a curiosare, che non sia nemmeno valida, ci vuole un sacerdote in persona per una confessione. Che ognuno faccia proprio. Va bene, digitale. Beh. Grazie Marco Camisani, Calzolari, ci vediamo sabato prossimo con tante altre novità digitali. Grazie.